Un volo di 30 metri dalla parete del Dente del Gigante a 4.000 metri di altitudine, nel massiccio del Monte Bianco. Uno schianto tra le rocce. Una caduta di certo fatale per chiunque. Ma non per Christian Garavelli, un trentenne che è stato protagonista di questa incredibile storia a lieto fine. Ascoltiamola insieme. Il 18 agosto 2021, Christian Garavelli, insieme al suo compagno di scalata, è impegnato su una parete verticale sul Dente del Gigante, nel massiccio del Monte Bianco. I due giovani erano impegnati nella discesa in corda doppia, a circa 4.000 metri di quota, legati in parete. Ma ad un certo punto Christian si rende conto che lo spit, il chiodo di sicurezza per alpinisti, era tutto spostato a sinistra. E a causa delle condizioni avverse del tempo, c'era infatti un fortissimo vento, non riusciva ad avvicinarsi. Christian racconta di averle tentate tutte ed essersi assicurato con un nodo Machart. Questo tipo di nodo viene utilizzato per l'autoassicurazione dell'arrampicatore o dell'alpinista durante le discese in corda doppia. Ma il nodo cede. E Christian, con la sola forza delle sue braccia, rimane disperatamente attaccato alla parete. Cerca di tirare fuori dallo zaino la piccozza, ma niente, le energie gli mancano, è esausto. E rimane così, sospeso nel vuoto per ben 2 ore, attaccato con le unghie alla roccia, con il compagno che lo osserva e non può aiutarlo. Arrivano anche i soccorsi in elicottero, ma a causa del maltempo non riescono a recuperare Christian. E alla fine il giovane, esausto, si lascia andare e cade in maniera rovinosa lungo la parete verticale davanti agli occhi dei soccorritori e del suo compagno di sventura. Per Christian è di certo la fine. Si schianta sulle rocce sottostanti dopo un volo di oltre 30 metri. E dopo il rumore sordo dello schianto, il silenzio è spettrale. E la storia sembrerebbe finire qui, ma non è così, perché miracolosamente Christian non è morto e riapre gli occhi e vede qualcosa vicino a lui. Ascoltate. Arrivato al suolo, appena ho aperto gli occhi, la prima cosa è stato pensare, cavolo, sono vivo. E al mio fianco l'allucinazione, la botta, perché comunque 30 metri sono davvero tanti. C'era una specie di figura, una specie di bambino piccolo che mi diceva: papà, non mollare, io sono qui con te, devi tornare a casa della mamma. Come avete potuto ascoltare, Christian, una volta rinvenuto, vede una piccola figura vicino a lui che lo chiama papà e lo esorta ad alzarsi e a tornare a casa della mamma. Ma Christian non è padre, ma qualche tempo prima, purtroppo, la giovane moglie del ragazzo aveva perso un figlio, il loro figlio, al quarto mese di gravidanza. Forse solo una coincidenza. Forse quel bambino Christian l'ha solo immaginato. Ma il ragazzo ha aggiunto che al momento che ha riaperto gli occhi si sentiva circondato dagli angeli e che era sicuro che quel bambino è andato via troppo presto, prima di nascere, era diventato un angioletto. Ed era stato lui a salvarlo. Magari sono solo fantasie dovute a un forte shock, ma in questa storia ci sono dei fatti inoppugnabili, perché Christian è caduto da un'altezza equivalente a un palazzo di 10 piani, riportando solo qualche frattura, praticamente illeso. E credo che sia superfluo dire che per i medici che lo hanno curato, questo è un vero e proprio miracolo. Ed illeso anche il compagno di cordata di Christian, che è stato recuperato la stessa notte dell'incidente ed accompagnato subito a valle. Questa incredibile storia finisce qui e vorrei tanto sapere cosa ne pensi tu. Se credi si tratti di un miracolo, di un intervento angelico o solo fortuna. Fammelo sapere, come sempre, qui sotto nei commenti.
E se ami questo genere di racconti e vuoi sostenermi, mi raccomando, lasciami un bel like. E nel caso non fossi iscritto, iscriviti a questo canale. Te ne sarò molto grata. In ogni caso, noi ci vediamo prestissimo nel prossimo video.